Ringrazio e benvenuto al professor Milanese, al professor Pulli per essere con noi in questo team questa mattina. Il professor Milanese, Cesare Milanese, è un onore, un piacere averlo con noi, che è sicuramente una delle figure più importanti per la cultura italiana. Saggista, Oh. beh, hai parte, insomma, hai un curriculum, diciamo, notevole, come saggista, scrittore, autore di saggi, come ne cito qualcosa, come gli scritti letterari di Foucault, come il saggio su Luca Ronconi e la realtà del teatro, il romanzo La tela, edito da Feltrinelli. Testi teatrali come il poema da Parmenide interpretato da Albertazzi nell'86. E in particolare Cesare Milanese ha partecipato al gruppo 63, che è un gruppo che ha operato per il rinnovamento della letteratura e delle arti in Italia negli anni 60, e qui hanno partecipato personalità come Arbasino, Eco, Barilli, Sanguinetti, lo stesso Bonito Oliva, no? Come... E Cesare Milanese, tuttora giurato del premio Strega. Io ho fatto una panoramica, non so. Il professor Gabriele Pulli, docente di psicologia filosofica, mi sembra, all'Università di Salerno. Anche lui autore di diversi testi e pubblicazioni come Freud e Severino, che ha ricevuto il premio Derisio, mi sembra, Gabriele. Sì. E, insomma, hai scritto diverse pubblicazioni di tipo filosofico, psicologico, filosofico, e come Il desiderio possibile, Contraddizione e follia, Severino e Matteo Blanco, e che ha avuto la prefazione di Severino, uno dei massimi filosofi di adesso, insomma, contemporanei, ed anche appunto il libro L'inconscio e il tempo, che ha avuto la prefazione appunto di Cesare Milanese. Ho fatto una panoramica un po', non so se per dare un'idea dei nostri ospiti. E io, anzi, cedo immediatamente la parola al professor Milanese. Volevo dire che sono stata lusingata del fatto che il professor Pulli abbia scelto una mia opera come da inserire nella copertina del testo L'inconscio e il tempo. E volevo dire, come dicevo prima, un po' chiacchierando con Gabriele, che l'argomento di questo libro mi ha coinvolto fin dalle prime pagine, mi sono sentita coinvolta e quindi in un certo senso volevo comunicare questo anche a voi studenti, perché parla delle immagini della rappresentazione cosciente, della rappresentazione non cosciente, cosa con la quale noi abbiamo a che fare costantemente, quotidianamente. Perché produciamo immagini che neanche noi sappiamo da dove vengono, da quanto tempo esistono, per quanto tempo esisteranno, in quale tempo, in quale ora, in quale momento si stanno svolgendo. Cioè, questo mi è piaciuto un po' soffermarmi su questa riflessione, perché è vero, prima escono e poi esistono, hanno una loro assolutezza. E poi Gabriele dice nel testo che la rappresentazione non cosciente ha bisogno delle parole per un traghettamento nella rappresentazione cosciente, ma successivamente ha bisogno delle parole. Di per sé esiste in sé. Tu dici la rappresentazione cosciente è la rappresentazione di qualcosa a cui è connessa una parola che lo nomina e lo definisce. Inconscio, dunque, l'ambito in cui le rappresentazioni, cioè le immagini delle cose, vengono da sole, non accompagnate dalle parole, il regno delle pure immagini. La casa, immaginare una casa senza la parola casa risulta infatti ben difficile.
la casa, quella che altrimenti sarebbe denominata casa, risulterebbe come qualcosa che non si sa definire in alcun modo, come qualcosa di essenzialmente misterioso. E tu, Gabriele, dicevi enigmatico. E quindi è bello dare questa importanza all'immagine, alla sua che vive in sé e alla sua assolutezza. Volevo dare la parola al professor milanese Cesare, con molto piacere, ecco. Va bene, grazie. Posso essere interrotto in qualunque momento perché io ho una traccia molto scritta, ecco, a cui mi attengo. L'inconscio e il tempo. È così che il libro si intitola ed ha per sottotitolo i seguenti autori: Freud, Epicuro, Sartre, Leopardi. Scandito inoltre su tre tematiche che meglio sarebbero definire come tre problematiche assai complesse: la temporalità, l'eternità, piacere e dolore. A proposito dell'eternità, Pulli distingue in eternità quantitativa e in eternità qualitativa, sulla quale io non mi soffermo perché qui si entrerebbe in una questione molto specialistica, mentre il mio intento è quello di arrivare ad una specie di definizione complessiva del lavoro culturale e dell'operazione culturale che Pulli va via compiendo. Anche al di là di questo libro. Però tornando a questo libro, c'è una sezione, una parola guida fondamentale, che anzi un'endia di un doppio discorso, sul quale tutto quanto prende, dal quale tutto quanto prende le mosse e sviluppa tutto quanto il resto. È un'endia dei due termini, piacere e dolore. Piacere e dolore, vale a dire come citare il pendolo della vita, è un'oscillazione tra il piacere e il dolore. Ebbene, si nota che su questa endiadi, tutti e quattro autori del sottotitolo si sono qualificati e si qualificano per essere tra i più acuti osservatori che siano mai comparsi. Freud, ovviamente, perché la psicanalisi non è altro che una questione che sorge di fronte al disagio dato dal dolore che ha per contrapposto il piacere o quindi la soluzione del dolore in qualche cosa di accettabile da parte dell'individuo. E questo appunto per quanto riguarda Freud è la tematica centrale, ma è centrale anche in un filosofo antico, soprattutto Epicuro, Epicuro per il quale appunto il problema del raggiungimento di ciò che gli chiama la felicità e il superamento del dolore, anzi la liberazione dalla paura, è il dato fondamentale. Altrettanto dicasi dell'altro autore Sartre, giacché Sartre è esistenzialista e l'esistenzialismo in fondo è proprio di questo che parla. Il punto di partenza di ogni pensatore esistenzialista, ma di ogni individuo, sia che sia o sia che non sia pensatore, è il problema del suo disagio di fronte al dolore e della necessità di essere compensato e di vivere secondo le leggi, lo stigma del piacere. Allora non occorre nemmeno che qui citi Leopardi, perché Leopardi è Leopardi. Leopardi tratta esattamente di questo. Ecco che siamo quindi di fronte ad una scelta ben precisa, ad una classificazione, come dire, esaustiva, esauriente per quanto riguarda, come dire, il
l'orizzonte di attesa di questo titolo che ha di questo libro, che ha per contenuto proprio la questione del piacere e del dolore. Si badi bene, però, all'interno di una categoria dell'essere, è la categoria del tempo e le sue e le condizioni della temporalità. E qui allora dal piano psicologico psicanalitico del piacere e dolore, ciò che diventa centrale è proprio esattamente la questione teorica, teoretica, ontologica dell'essenza del tempo. E allora qui le cose diventano naturalmente molto importanti, perché sono molto impegnative. Siamo di fronte a qualche cosa di più indefinibile ancora, sia del conscio che dell'inconscio. E infatti, quali sono i due termini nei quali il tutto in qualche maniera si sviluppa? Da una parte l'inconscio, dall'altra parte il tempo. Il tempo, questi sono i due termini intorno ai quali siamo costretti, siamo tenuti a muoverci. Ad esplicarci. Dico esplicarci perché di fronte ad una elaborazione culturale, teorica, come quella di Pulli, si è di fronte a qualunque testo psicanalitico, a qualunque testo filosofico, cioè si è chiamati individualmente in campo, cioè si è di fronte ad una drammaturgia dell'essere dell'individuo anche di più di quello che si possa essere di fronte ad una pagina di letteratura che spesso è soltanto descrittiva o amena. Allora vediamo l'inconscio e il tempo. Spiegazione della natura del conscio e della natura del tempo, al quale è contrapposta l'eternità. Quindi un'altra nozione del tempo che supera il tempo. L'eternità come metatempo. Eternità da intendersi come escludente la temporalità empirica, cronologica, la temporalità dialettica del Pantarei Eracliteo. Eraclito è un dialettico. Al posto, noi sappiamo che invece Parmenide è antidialettico. Parmenide è il filosofo dell'essere. Ecco, per quanto riguarda l'eternità, ecco, Pulli si addentra in essa fino a distinguere un'eternità quantitativa e un'eternità qualitativa. E come ho detto, tralascerei di entrare dentro nelle complesse e articolate argomentazioni a tale proposito. Quello che conta invece è constatare che in questo modo Pulli si pone in una specie di spazio comune aporetico tra, come appunto spazio comune aporetico entro il quale Pulli si pone, non solo tra tempo ed eternità, quale che sia, ma anche tra, di conseguenza, tra il pensare del conscio e il sentire dell'inconscio. Questione quanto mai interessante, ma che qui tralascio di affrontare direttamente, perché in questo caso ciò che vorrei far rilevare è l'aspetto culturale e filosofico dell'interpretazione avviata da Pulli, come ho già detto, come pensiero sintesi che comprende, oltre che i quattro autori citati, Freud, Epicuro, Sartre, Leopardi,
a questi altri autori, Parmenide, Aristotele, Georg Cantor, Ignazio Mateblanco ed Emanuele Severino. Da questo punto di vista, la visione espressa da Pulli va considerata come un tutt'uno in cui alla fin fine, anche se non dichiarata in forma diretta, c'è una convergenza d'attesa e di convinzione con la visione propria di Emanuele Severino, quella del superamento di negazione, negazione del nulla e quindi della realizzazione positiva dell'essere in quanto essere. E a proposito di questo, io faccio presente che nella prefazione a questo libro io ho dato un titolo al mio intervento che grosso modo attribuisce a Pulli un influsso d'insieme che deriva dalla teorica di Severino, appunto, e da Severino deriva anche, come dire, l'atteggiamento, chiamiamolo pure, di impegno umano e politico ed esistenziale. Essere contro il nulla. Tanto più che per Pulli, che ormai pensa severinianamente, tutto essere, esternamente ed internamente al mondo, tanto nel tempo, tutto essere, tanto nel tempo quanto nell'eternità, che è essere. Tutto essere, eternamente e internamente, esternamente e internamente nell'umano, sia nel conscio e sia nell'inconscio, con le rispettive forme di temporalità e di atemporalità. Parmenidismo assoluto, diremmo in questo caso. Il tempo essere è l'essere tempo, e tanto più l'eternità essere, ma il punto su cui dover decidere è il come si vive l'inconscio e come l'inconscio deve essere in qualche maniera concepito, dal momento che stiamo parlando da un punto di vista filosofico. Infatti va tenuto presente che Pulli prima di tutto è filosofo, quindi se è filosofo si muove partendo dalla piattaforma del conscio, cioè dalla piattaforma del logico, come Aristotele insegna. È importante infatti tenere presente che il libro del nostro autore inizia con questa asserzione a proposito del fatto che è sull'inconscio e dal punto di vista dell'inconscio che noi dobbiamo considerare l'insieme. E questa è l'asserzione importante. Pulli imposta tutto quanto il suo libro come evoluzione del discorso, partendo da questa affermazione iniziale dalla quale discende tutto quanto il resto. L'affermazione, l'incipit di Pulli, in questo caso è il seguente. Freud afferma che l'inconscio è soprattutto fuori del tempo. Ecco, il punto di partenza è il punto costante del libro, questo. Fuori dal tempo. E di nuovo, quindi, siamo rimbalzati dall'inconscio dall'inconscio problematica, conscio o dell'inconscio che sia, problematica eminentemente psicologico-logica, al problema del tempo fuori dal tempo. E quindi passiamo dalla sfera psicologica alla sfera ontologica. Se si parla del tempo, si parla dell'essere. Non perché l'abbia detto Heidegger, ma perché così è. E in fondo il grande mistero delle cose non è costituito dalle cose, ma non è neanche costituito dall'essere, è proprio costituito dal tempo, determinatore dell'essere.
Passiamo ad altro. Allora, come definire questo libro? Un libro, quindi, che diventa un libro di connessione tra psicoanalisi e filosofia, il cui nucleo teoretico sembra consistere nel porre il complesso delle manifestazioni d'ordine psicologico e mentale come datità ontologiche. E questo non va dimenticato. Impresa teoricamente audacissima che l'autore giustifica stabilendo e percorrendo l'intreccio che rapporta l'ontologia di Severino e converge con la concezione di Matte Blanco, l'ideatore della bilogica, perché entrambe le concezioni di questi due autori sono fondate sulla visione dell'essere quale è stato formato dalla filosofia di Parmenide. Peraltro, tale giustificazione unitaria si rafforza con la messa in connessione della contraddittorietà dell'esistere, quale si presenta nell'esistenzialismo di Sartre, con l'aporia dello stesso esistere constatata da Freud. È rafforzato ulteriormente dalla struttura della temporalità e dell'atemporalità, del conscio e dell'inconscio da parte di Matte Blanco, che si avvale della elaborazione degli insiemi infiniti dedotto dal pensiero matematico di Georg Cantor. Sicché si può dire che se per Lacan l'inconscio è strutturato come un linguaggio, per Matte Blanco l'inconscio è strutturato matematicamente e per di più strutturato come una quasi metafisica del tempo, finito o infinito che esso sia. Alla fine di questa disamina della temporalità e della atemporalità dell'essente umano, groviglio delle aporie della congiunzione, connessione contraddittoria del conscio e dell'inconscio, emerge che la risoluzione delle stesse avviene nell'ambito delle arti in genere. I luoghi dove il pensare, il sentire e l'essere, concetto, sequenza, concetto che è proprio di Matte Blanco, sono un tutt'uno, costituiscono un tutt'uno. Soprattutto in letteratura, dove il linguaggio di parola, essendo logos, ne costituisce la consapevolezza metacritica, apertamente espressa, come in Giacomo Leopardi, infatti, succede. Il quale Leopardi, in questo senso, eccelle con esemplarmente, direi, su quasi tutti i poeti, eccetto Dante. Eccetto Dante perché Dante è come dire, un aristotelico di ferro, quindi sulla questione del problema del logos e del problema del tempo ha in poesia realizzato ciò che nessun altro naturalmente ha mai potuto raggiungere. Intendo dire poeticamente, magari non saggisticamente, non come analisi filosofica. Comunque sia, tornando a Leopardi, sia come poeta e sia come filosofo, e sia perché supremamente consapevole del tragico di natura e di cultura dovuto alla terrificante alla terrificanza, dell'oscillazione del pendolo dell'esistere tra necessità dell'essere come piacere dell'essere e a contrapposto invece come inesorabile condanna senza perché al disperato dolore della negazione dell'essere, il cui destino per l'ente vivente, come Heidegger sentenzia, sarebbe quello di finire nel nulla. Aporia da contraddizione suprema che però è la stessa aporia della poesia, la quale alla fin fine risolve il tutto come ultima dea, che è anche ciò che asserisce Severino, per il quale il poeta Leopardi
sarebbe uno dei più grandi filosofi della modernità. Così come il poeta Eschilo è stato, sempre a detta di Severino, uno dei più grandi filosofi dell'antichità. È a ragion veduta che Pulli allora si riferisce a Leopardi, il poeta biologico per eccellenza. Sì, tutti i poeti sono peraltro biologici e tutti quanti gli artisti. Biologica, infatti, significa sistema di pensiero a due logiche, la logica del conscio e la logica dell'inconscio, che si sviluppano verso una logica, diciamo così, totale. Ed è intorno a questa totalità che Pulli si sta orientando. Ma di ciò dirà meglio lui, perché questo è l'altro suo grande punto forte. Pertanto la logica del conscio, regolato o dominato dalla dimensione temporale del tempo, quale razionalmente conosciamo nelle scansioni fisico-razionalistiche del durante, del prima, del durante e del dopo, il passato, il presente e il futuro, del Pantarei. E insieme la logica dell'inconscio, dominato o regolato invece, anzi pervaso dalla dimensione atemporale, quindi dalla dimensione dell'infinito. La logica del conscio si attiene rigorosamente al principio di identità e di non contraddizione a impostazione aristotelica, mentre la logica dell'inconscio, che ignora il principio di identità e di contraddizione, ponendosi pertanto come la dimensione della realtà che non conosce contraddizione. Non conosce infatti i limiti del tempo fenomenico, dilaga perdendosi nella dimensione dell'infinito. La coniugazione delle due logiche, quella del conscio e quella dell'inconscio, sarebbero pertanto di per sé inconciliabili tra loro, ma che diversamente nell'essere umano vivente e pensante, come la psicanalisi e la filosofia insegnano, illogicamente, ma al tempo stesso logicamente, coesistono. Così presuppone che sia il pensiero elaborato da Mate Blanco, il quale a tale fine, nella sua interpretazione, posta peraltro dallo stesso Freud sulla discrasia che intercorre tra il conscio e l'inconscio, fornisce una spiegazione individuandone il dato costitutivo nell'essere dell'inconscio e trovandone la razionalizzazione nella matematica di Georg Cantor. Perciò nella teoria degli insiemi infiniti, che ne spiega razionalmente la struttura e che in sintesi del tutto, del conscio e dell'inconscio, visti come un insieme, individua nella filosofia eterna di Parmenide il punto di risoluzione del tutto. Sicché Parmenide è il nome che fa perno di tutta, su tutta la questione. Nome comune assunto come filosofo di fondamento ultimativo sia da Ignazio Mateblanco e sia da Emanuele Severino. A Gabriele Pulli spetta il merito culturale di aver colto nel parmenidismo il punto di congiunzione tra Mateblanco e Severino, individuando così il nesso di fondamento epistemologico tra la psicologia, intesa in senso psicoanalitico, e la filosofia nella sua componente teoretica, cogliendo altresì tra queste due teorizzazioni, anzi tra queste due discipline, la psicoanalisi e la filosofia, un legame di rapporto omologico che si fa rapporto costitutivo di valore ontologico. Se è così che è, l'argomentazione di Pulli, e qui ripeto il già detto, nello stabilire un nesso di congiunzione tra il parmenidismo di Mateblanco e il parmenidismo di Severino,
riveste l'importanza della formulazione di un teorema culturale di importanza enorme, che, come ho già detto, implica per sequenzialità l'esposizione di un sistema argomentativo unitario che mette insieme diversi autori e i loro diversi saperi. Diversi saperi, filosofia, matematica, scienza, psicoanalisi, letteratura. In un tutt'uno, come autori, che vanno da Parmenide, Aristotele, Freud, Sartre, Montblanco, Severino ed infine Leopardi. D'altronde, se sulla scia del parmenidismo di Severino tutto essere, anche l'inconscio lo è, tutto essere. E se il riportarsi a Parmenide consente al metablanchismo di aderire ad una simile convinzione, la filosofia di Severino, che nel parmenidismo, la filosofia dell'essere di per sé, al suo fondamento, l'assunzione dell'inconscio come dato dell'essere, trova, proprio nel paradigma elaborato da Pulli, la sua conferma. Data una simile impostazione di fondamento, Pulli si sente legittimato ad estendere la nozione della temporalità dell'inconscio, quale luogo del disvelamento dell'essere, come forma della risoluzione di ogni contraddittorietà e di soffermarsi a considerare il tempo come entità che si attua sia come temporalità e sia come atemporalità. E intuizionisticamente, per intuizione, sempre del nostro autore, trova che l'essente vivente nella dimensione della temporalità sperimenta il dolore, l'angoscia heideggeriana, e che di contro nella dimensione della atemporalità ne trova la condizione del superamento. Superamento del dolore e quindi dello stato d'angoscia, dove, come ritiene Epicuro, l'essente vivente, l'uomo, non ha più timore della morte, già che nel tempo temporale dell'inconscio egli si sente immortale. La condizione felice, l'apice del piacere. Questione dell'esistenza. Anzi, dell'esistenzialità, questa. Filosofia esistenzialistica, pertanto, come via della psicanalisi. O viceversa. Psicanalisi come via dell'esistenzialismo. Ed è questione, pertanto, che Pulli rinvia a Sartre, il filosofo che più di ogni altro filosofo è ricorso alla struttura freudiana dell'umano come luogo snodo per il possibile superamento dell'angoscia, pertanto del dolore, da convertirsi nel piacere dell'esistenza stessa, se l'inconscio ritiene di poter ottenere una tale risoluzione. Risoluzione che Epicuro limita esclusivamente alla maieutica della clarté, cioè della ragione conscia e volontaria. Secondo Epicuro, per essere felici basta capire e di conseguenza potere essere felici. Per Freud e per Leopardi, come si sa, ciò non basta, anzi ciò non approda a ciò. Mi avvio alla conclusione. Allora, se è così che si possono intendere le cose, si potrebbe dire che il nostro autore della scuola della guarigione salernitana, sto parlando del nostro autore, Pulli, professore dell'Ateneo di Salerno, università archetipica della medicina moderna, una volta stabilita la reciprocità di valore tra il pensiero matteblanchiano e il pensiero severiniano, entrambi i pensieri che si pongono come superiori della contraddizione e perciò della negazione dell'esistere e dell'essere, mira ad inalberare con tale concezione la certezza
della realtà dell'essere. E quindi, dando manforte alla visione di Emanuele Severino, mira a porre la filosofia di quest'ultimo come impresa dell'affermazione dell'essere, da intendersi come agonismo dello spirito contro ogni nichilismo, il che significa affermare la vita come comportamento, la cui intenzionalità dovrebbe consistere nella negazione della possibilità del prevalere del nulla sull'essere. Ebbene sì, i quattro autori del sottotitolo del libro, Freud, Epicuro, Sartre e Leopardi, seletti come fapulli nella messa in concomitanza della biologica mateblanchiana e la visione severidiana dell'essere, allora questi quattro autori sono tutti da considerare come militanti dell'epopea dell'essere contro il nulla. E vengo al mio dunque. Considerando l'esatta, da parte mia ovviamente, una tale asserzione, mi è capitato di pensare che l'elaborazione pulliana delle due visioni dell'essere, tra loro convergenti, quella del parmenidismo mateblanchiano e quella del parmenidismo severiniano, applicate soprattutto alla appercezione del tempo come atemporalità, sia riducibile di per sé alla messa in epoche del tempo stesso. Il che viene ad assumere e ad acquisire il suo valore entro una visione da fenomenologia husserliana, da Lebenswelt, l'essere per il mondo della vita, come condizione conseguibile anche nell'area limitata e angosciata della vita stessa. C'è una sua pagina bellissima in questo libro, L'inconscio e il tempo, come rappresentazione esemplare di una messa in epoche fenomenologica delle situazioni e delle cose. L'epoche che Giacomo Leopardi coglie e ferma in un evento transitorio e temporale, trasferito nell'eternità ideale dell'essere. Un evento del tempo che sospende il tempo e si fa eternità nel senso che Pulli intende. E dello stato d'essere in sospensione dell'attesa della felicità possibile espressa dalla poesia Il sabato del villaggio. Questo di sette è il più gradito giorno, pien di speme e di gioia. Una messa in parentesi della vita perché è una messa in parentesi del tempo. Sottratti la vita e il tempo dal tempo dialettico eracliteo, si direbbe con Emanuele Severino. Il tempo della temporalità, secondo Pulli, giacché nel tempo della temporalità, quella di tutti i giorni sequenziali, di man, contraddicendo il proprio nome di dì di festa, tristezza e noia arrecheranno l'ore. E fuori da questa atemporalità, dovuta al poetico, il pensiero di ciascuno tornerà all'angoscia usata. Ma intanto l'attesa della felicità sarà comunque uno stato di felicità per se stessa, un tratto atemporale di vita sottratto al tempo, diventato uno stato d'essere fuori del tempo e in questo modo messo in salvo dal nulla. Nello Zibaldone, Leopardi stesso osserva: il piacere è sempre passato o futuro, e non mai presente. Ma c'è sempre un presente che può consentire il piacere, quello dello stato d'attesa del piacere, la fuoriuscita dall'angoscia. Quindi c'è sempre un giorno, una fase del tempo, che può essere il sabato del villaggio, in cui è dato di vivere pienamente, in assenza dell'angoscia, perché sottratto al nulla, come gli psicoanalisti Freud, Lacan e Mateblanco, e come i filosofi Epicuro, Sartre e Severino
vorrebbero che fosse. A nome di tutti i poeti, è lo stesso Leopardi che lo dice. Come lo scettico e pessimista Lucrezio, che era pur sempre il poeta che si ispira a Epicuro. Grazie. Grazie. Grazie Cesare. Io non passo la parola all'autore del libro. E volevo nel frattempo ringraziare anche la professoressa Porfidia che sta partecipando con noi, è presente nel nostro incontro. Sono io che ringrazio perché questo intervento è stato magnifico e quindi veramente mi fa molto piacere essere parte di questo, di questa giornata. Grazie. Grazie Alessandra, mi fa piacere che... Insomma, che mi fa piacere che ti abbia fatto piacere. Ecco, sono beh, essere... sì, perché sono dei temi e diciamo è un momento veramente importante per noi ragionare su questi nodi fondamentali. E quindi è un momento traumatico, un momento dove questa opportunità ha veramente un grande peso. Io non voglio prendere la parola, voglio che tu dia la parola come stavi facendo, scusate. Grazie Alessandra. Bene, allora prego, prego Gabriele, l'autore del libro. Sì, mi sembra di aver notato, Marilena, ci chiamiamo per nome perché, no? Chiaramente, mi sembra di aver notato che si è rimasto un po' senza parole, diciamo, no? Dopo la... Assolutamente. Dopo l'intervento di Cesare Milanese. E quindi anch'io, insomma, nel senso che è veramente... ecco, la fortuna è che fortunatamente la tua bravissima collaboratrice è riuscita ad attivare la registrazione. Anche perché io personalmente poi... avrei proprio bisogno di risentire alcuni passaggi che sono, assolutamente, sì, sono particolarmente densi e effettivamente il non essere in presenza ci penalizza molto, proprio per la densità di alcuni passaggi, dell'importanza di alcuni passaggi. E potete immaginare tutti, insomma, come io veramente sia stato già onorato di avere la prefazione di Cesare Milanese a questo libro. È altrettanto oggi, insomma, quindi non è facile per me essere all'altezza di veramente di questo onore, ecco. Cesare Milanese ha detto praticamente tutto, e chiaramente in una forma necessariamente, no, ipercondensata, ecco. Io che cosa posso dire, diciamo, rispetto a tanto, diciamo, oltre che esprimere ancora veramente la mia contentezza in assoluto, no? Di avere appunto tutto questo che sicuramente non merito, questo è sicuro che non ho merito, diciamo, però ecco, avevo segnato tre punti fondamentali che avevo pensato di, no, di poter dire poi in questione, ma insomma io da dove sono partito? Ecco, da dove sono partito? Questa occasione di questo libro è in generale. Dal fatto che questa assenza di tempo dell'inconscio, Freud la considera qualcosa di altissimamente problematico. E infatti lui dice nel 32, verso la fine del suo percorso, come devo dire, qui, ecco, si aprirebbe, no? Un varco verso le massime profondità, così le chiama. E qui, in che senso qui? Riflettendo su questo tema dell'assenza di tempo dell'inconscio. E anzi esprime in quell'occasione anche il rammarico, lui dice, nemmeno io sono andato avanti su questo punto. Poi poco dopo dice, cosa daremo per comprendere meglio queste cose? Poco prima aveva detto, e questo proprio il punto, mi limito a questo, che chiaramente, no? Come primo punto di questi tre che ho segnato,
insomma, aveva detto che questa assenza del tempo nell'inconscio, che è poi la sfera più profonda della psiche, ecco, questa assenza del tempo è ancora in attesa di un'esatta valutazione filosofica. Adesso, quello, così andando proprio strettissimamente, no? Quello che a me sembra, però, diciamo, dopo quello che ha detto Cesare, mi sembrerebbe di aver fatto tantissime cose in più di quelle che ho fatto, diciamo, no? Cioè, però, ecco, a me sembra che, quindi, intento era dare un piccolo contributo alla comprensione di questa assenza di tempo dell'inconscio, no? A quella valutazione filosofica, appunto, che, di cui Freud lamentava, diciamo, l'assenza, no? Cioè, come dire, è ancora in attesa di valutazione filosofica. Allora, praticamente, qui, che cosa... A me sembra questo un passaggio nevralgico, diciamo, del mio testo, insomma, no? Ecco, che cosa significa che non c'è il tempo? Significa che tutto appare come eterno, per l'inconscio tutto eterno. Tutto eterno perché non c'è il tempo che mette fine alle cose, no? È il tempo che mette fine alle cose, e quindi non essendoci il tempo non c'è ciò che mette fine alle cose. Quindi è tutto ciò che ci sta a cuore, tutto ciò che ci riguarda. Però che non ci sia il tempo, cioè, però il tempo non è soltanto ciò che mette fine alle cose, ma è anche ciò che permette alle cose di continuare ad esistere. Infatti, noi potremmo dire, eh sì, ora non c'è più tempo, no? Cioè, scendendo di livello proprio tantissimo con l'altezza di quello che ho detto prima, no? Cioè, in una partita di calcio, insomma, va bene. Se una squadra perde 2-0, manca un minuto alla fine, non c'è più il tempo per pareggiare. Quindi praticamente, quindi il tempo è ciò che mette fine alle cose, ma il tempo è anche ciò che permette alle cose di continuare. Se c'è ancora tempo, c'è il tempo per continuare ad esistere. Quindi praticamente l'assenza di tempo diventa la sintesi, perché è una stessa cosa, questo è il punto, è una stessa cosa, no? Cioè, come devo dire, queste due conseguenze opposte. Non c'è il tempo per finire, dunque non c'è l'angoscia dell'annullamento, no? Niente finisce nel nulla perché non c'è il tempo che mette fine alle cose. Ma tutto finisce continuamente nel nulla perché è tutto temporaneo, perché non c'è più tempo, perché non c'è il tempo. Quindi l'estrema, ecco, l'eternità e la temporaneità. Si danno insieme contemporaneamente. Qui, ecco, siccome è stato chiaramente anche questo un onore immenso, no? Di essere in qualche, come devo dire, di essere inserito nel solco dell'opera di Severino, no? L'opera di Severino sottolinea soltanto l'eternità. Adesso io dico che, ecco, quella sconfitta del nulla di cui parla magistralmente Cesare Milanese avviene se noi cogliamo entrambe le conseguenze dell'assenza del tempo dell'inconscio, cioè l'assoluta eternità e l'assoluta temporaneità. Vediamo se riesco a dire questo, poi basta, non dico altro. Vediamo se riesco a dire questo, perché per cercare di spiegare questo concetto, io, perché chiaramente ci sono poi i miei studenti, i quali talvolta poveretti devono anche fare, insomma, essendo io loro docente, no? Allora, praticamente, ecco, insomma, quando mi capita, no? Uso questa metafora del cono d'ombra e del cono di luce. Allora, praticamente, l'idea dell'eternità permette alle cose di risplendere, ecco, io risplendere dello splendore dell'eternità, no? E perché? Perché le libera, cioè, dal cono d'ombra della minaccia dell'annullamento. Tutto ciò che è, su tutto ciò che è, grava, no, come un cono d'ombra, la minaccia dell'annullamento. Qui è veramente uno dei vertici assoluti, secondo me, quel breve scritto di Freud, Caducità, no? In cui il giovane poeta pessimista, così lo chiama,
credo che sia accertato proprio che si tratti di Rilke, no? Questa passeggiata, non riusciva a godere della bellezza di tutto ciò che lo circondava, che pur riconosceva, proprio perché avvertiva proprio l'ombra della tutto questo finirà, e allora ecco, finirà se non altro che finiamo noi, no? Quindi ecco, la minaccia, l'ombra dell'annullamento. Allora, l'idea dell'eternità, che è una delle conseguenze, ecco, io dico soltanto una delle conseguenze dell'assenza di tempo dell'inconscio, libera le cose dall'ombra, ecco, le fa fuoriuscire dal cono d'ombra della minaccia dell'annullamento. E fin qui potremmo dire che è quello che Severino appunto ha già detto, ma ovviamente un miliardo di volte meglio, insomma, di come lo sto dicendo io. Io però aggiungo che nell'assenza inconscia di negazione c'è anche qualcosa in più. Quindi, volendo poi sintetizzare, tornando un attimo al discorso di prima, no? Quando Freud dice che l'assenza l'inconscio di tempo attende una valutazione filosofica, siamo nel 32, qualche anno dopo, qualche decennio dopo, non molti, viene fuori l'opera di Severino che sembra proprio scritta apposta per dire ecco, questa è la valutazione filosofica. Però, ecco, io, come devo dire, nel mio piccolissimo, mi permetto di aggiungere una piccola cosa in più. Cioè che l'assenza di tempo, come dicevo prima, non è soltanto assenza del tempo che mette fine alle cose, dunque affermazione dell'eternità di tutto, di ogni dettaglio, ogni ombra e sfumatura delle cose dell'animo, dice Severino, un passo meraviglioso, no? Quindi anche un battito di ciglia eterno. È eterno perché... Per non essere eterno dovrebbe esserci il nulla, ma appunto il nulla non è. Ecco, però aggiungo che questo non basterebbe in poche parole, oltre dopo averli, ecco, dopo in realtà insieme, no? Ad aver liberato le cose, averle fatte fuoriuscire dal cono d'ombra della minaccia dell'annullamento, poi c'è un cono di luce che si può ulteriormente aggiungere. Quindi non sono in quell'ombra, no? Ma come nei teatri, no? Poi ci sono i coni di luce, diciamo, no? Che illuminano. E qual è questo cono di luce? Quello che può venire soltanto dall'intensità. Dall'intensità che può venire soltanto dalla limitatezza temporale, cioè dalla temporaneità. Quindi l'assenza inconscia di negazione è assenza della minaccia dell'annullamento, ma se tutto semplicemente è eterno, e quindi se io posso fare in qualsiasi momento ciò che invece avrei voglia di fare adesso, no? Oppure ciò che, come dire, ecco, se ciascuna cosa, anche una passeggiata lungo il Tevere che è vicino alla vostra accademia, no? E praticamente, ecco, qualsiasi cosa che è, acquisisce il massimo di intensità quando se ne coglie l'unicità, l'irripetibilità, cioè l'assoluta temporaneità. Quindi, scusate, a voi c'è una voce che mi dà fastidio di sottofondo? No. Mi sentite bene? Sì. Mi sentite bene? Allora, in sintesi, conseguenze della inconscia di negazione, l'eternità e la temporaneità, l'eternità che sottrae dalla minaccia dell'annullamento, la temporaneità che conferisce intensità alle cose. Cioè, per cui, diciamo, è stato sempre una serata unica, ecco, unica, proprio la sua unicità. E quindi la sua estrema temporaneità l'ha resa unica, è ciò che la rende unica, cioè intensa. E quindi è come se fosse un cono di luce che va ulteriormente a illuminare le cose, come devo dire, no? Le cose già sottratte al minaccio. Allora, questa sintesi mirabile, diciamo così, di questi due elementi altrimenti contrapposti, e ciò che e che cos'è che permette la sintesi? Il fatto che sono due conseguenze di un unico elemento,
che l'assenza inconscia di negazione, di tempo, l'assenza inconscia del tempo. Quindi, in conclusione, ecco, a me sembra che il punto proprio più tipico, come devo dire, cioè quel piccolo contributo che sono riuscito a dare proprio di specifico, si possa dire anche in questo modo qui. E qui poi, naturalmente, l'immagine. Perché l'immagine sarebbe, cioè il regno delle pure immagini, no? Sarebbe ciò che è tipico dell'inconscio, perché come diceva Marilena prima, diciamo, prima che ci si collegasse anche Cesare Milanese, no? E così, per ingannare il tempo, insomma, diceva giustamente, ecco, Freud dice che sono le parole che traghettano le pure immagini verso la coscienza, no? Sì, però poi nel 22 torna su questo tema e dice, nell'Io e l'Es, che però questo non esclude che possano pervenire le immagini anche da sole alla coscienza. Allora lì, ecco, proprio questa sintesi di temporaneità e di eternità, che è propria dell'inconscio più profondo, perché è proprio dell'assenza inconscia di tempo, che significa entrambe le cose, poi è quella che precipita, per così dire, nell'immagine, nella pura immagine, l'immagine in quanto tale, quindi dipendentemente dalle parole che l'accompagnano, che la definiscono, come ciò che può addirittura fare irruzione, proprio addirittura irrompere dall'inconscio alla coscienza, rimanendo così com'è, senza deformarsi, senza snaturarsi, ecco, in questa irruzione, che forse, se mi posso permettere, è quello che poi sperimentate voi, diciamo, della vostra, come artisti. Comunque, grazie ancora, naturalmente, grazie assolutamente a Cesare, naturalmente, ma grazie a tutti voi, chiaramente, per questa occasione, per questo incontro. Ti ridò la parola, Marilena. Io, e come dicevi prima, il discorso del professor Milanese è stato talmente intenso che appunto è da riascoltare, da cogliere studiare, i passaggi, da studiare, insomma, sì, però volevo dire che nonostante appunto sono temi grossi, eccetera, però sono temi che ci riguardano e che riguardano un po' il nostro quotidiano. Questo parlare delle due logiche sulla parte inconscia del nostro essere, sulla parte conscia, e come devono coesistere in noi, è un po' quello che si vive, che è questo che questo mi piace molto, questa prefazione che Cesare ha intitolato Contro il nulla, perché è un voler riflettere in maniera positiva a quello che noi viviamo tutti i giorni, al senso di distruzione, di negazione, di pessimismo. Invece voler riflettere, trovare delle logiche che sono positive, che sono costruttive, è molto importante, recuperare intanto la consapevolezza del nostro essere, che è un essere che è nel tempo, ok, ma non devi pensare alla distruzione che ne opera, perché se tu pensi alla distruzione del tempo, che può operare il tempo, è finita, insomma. E certo, i passaggi sono molto sottili, i pensieri sono molto profondi, tra la contrapposizione tra il pensiero di Matte Blanco, Severino, però in sostanza io credo che abbia mostrato Cesare proprio invece la convergenza, no? Sì, no, però nascono da una contrapposizione e poi
comunque finiscono in una concezione di un essere unico, e quindi questo pensare più che altro all'essere. E poi è contro il nichilismo, contro l'azione distruttiva, no? Che può operare il tempo. E poi volevo dire che quando parli di quei momenti, cioè che, ok, ora che noi pensiamo che l'inconscio non c'è tempo, quindi non esiste la distruzione, però è bello pensare anche che un momento è unico, che finisce lì. E questo ci capita tutti i giorni. Quante, sì. Tutti i giorni. Sì, se ti posso interrompere un attimo. Io proprio volevo rispondere a questa domanda, no? Che sì. Cosa ci permette di vivere? Cioè, capisci cosa voglio dire? Cioè, che ci permette appunto di vivere compiutamente, no? Altrimenti, come devo dire, c'è la sensazione sempre della vita che ci sfugge, no? Cosa ci permette di cogliere, no? Quando veramente viviamo, quando possiamo dire, sì, come Pablo De Rudo, no? Confesso che ho vissuto, no? Ma io direi confesso che sto vivendo, no? No? In questo caso qui voglio dire, è quando veramente viviamo qualcosa, è, vuol dire che cosa ci permette di viverla, che cosa ci fa riuscire questo sforzo di vivere veramente, compiutamente, pienamente, intensamente ciò che viviamo. Che cosa è successo per cui siamo riusciti a vivere qualcosa, vivere proprio, no, nel senso pieno della parola. E appunto mi è sembrato che appunto questa assenza inconscia di tempo nelle due variabili, nelle due conseguenze che derivano, fosse la risposta a questa domanda. Quindi anche molto semplicemente, cioè come tu dicevi giustamente, no? Ecco, di cosa stiamo parlando poi alla fine? Di tutto, compreso quello che stiamo vivendo. Stiamo parlando dei momenti intensi che viviamo, che vorremmo che fossero eterni, però sono unici perché comunque sono finiti. Quindi stiamo parlando del quando Cesare parla della potenza dell'essere, quindi stiamo parlando di una riflessione su di non farsi soccombere contro il nulla, ecco. Una specie di resistenza. È una lettura molto, forse molto ingenua, e sicuramente Cesare ho bisogno di un po' riflettere, ma è sicuramente quello che intuisco, quello che mi rimane è comunque un invito a resistere a questi momenti di nichilismo, che stiamo vivendo parecchio, tutti quanti, insomma. Ma non voglio, dovrei ancora un po' riflettere, cioè questo è quello che mi viene lì per lì da dire, ecco. Sì. Perché è importante il coinvolgimento. Ok, quindi questo è quello che volevo dire, questa positività del contenuto e al solito il coinvolgimento del nostro vivere, del nostro voler rendere eterni invece dei momenti che sono invece, ma sono belli proprio per quello, perché sono unici. Insomma, passo la parola. Chissà, esprimersi sicuramente meglio. E Gabriele, c'era qualcuno, la presenza di Alessandra e di Marco in questo momento, e quindi cedo la parola a chi. Non so se ci sono appunto dei ragazzi, qualcuno che vuole fare domande. E non voglio mettermi avanti in questo momento, però non vedo nessuno, non so se ci sono mani alzate. No, se posso, no. Fare una non so, piccola e modestissima nota a margine, e mi metto umilmente tra i ragazzi. Grazie Marco.
No, non so se il professor Milanese, perché ti avevo presentato al professor Pulli, ma il professor Milanese ancora doveva collegarsi. E il professor Marco Rinaldi è professore di storia dell'arte, non Marco, qui in Accademia. E, un nostro stimatissimo collega. Prego Marco, volevo dire no, questo. No, mi è venuto in mente, parlo e abbasso ovviamente molto anche il livello, no? No, perché insomma poi non voglio avventurarmi in territori che non sono miei, però questa alla fine volontà, possiamo dire, di Freud di catturare e di bloccare il tempo tramite l'inconscio, no? È un fenomeno che avviene in parallelo nella sua epoca con altri due autori più o meno tra 8 e 900, che sono Bergson e Proust, in qualche modo. E mi viene in mente che, guarda caso, sono tutti e tre di origine ebraica. La grande importanza che ha nella cultura ebraica è il tempo come modello, la storia poi, in questo caso, per estensione, no? C'è questa immagine un po' plastica per cui, diciamo, il gentile ha una visione del tempo per cui il futuro è di fronte a sé, la storia, il passato alle spalle, no? La nostra, diciamo. Invece l'ebreo è ribaltata. È come se si muovesse come un gambero, cioè il passato di fronte a sé perché è il modello, in qualche modo, e va di spalle verso il futuro, ma per guardare al futuro deve avere di fronte il passato. Questo. E tutti e tre si muovono indipendentemente, però in qualche modo è un modo di... È vero che agiscono in un momento particolare perché di profondi cambiamenti tecnologici, scientifici, quindi cambia proprio la percezione del tempo e dello spazio. Cioè questo libro ormai storico di Stephen Kern, che è quello che inaugura i cultural studies degli anni Ottanta, che per certi versi è anche un po' banalotto, ma è molto ripetitivo, però alla fine fissa un po' dei punti su questa cosa che è interessante. E c'è questo raccordo, appunto, ovviamente il suo è un testo dedicato proprio ai cambiamenti della percezione del tempo e lo spazio, mi pare proprio sia questo il titolo, grosso modo, tra 8 e 900. Però ecco, mi aveva molto colpito questa cosa, questa relazione a distanza che c'è tra questi tre autori che si muovono su tre campi completamente differenti. E in qualche modo sono dei tentativi, anche se vogliamo disperati, forse, di cercare di, come fa Proust, ma come fa Bergson, di bloccare nella materia memoria, no? Il tempo, e quindi di negare quella idea positivista del tempo spazializzato come scansione di attimi, ma in realtà interiorizzarlo. E questo punto è un tempo che l'uomo, l'individuo, può manipolare a suo piacimento, dilatarlo, espanderlo, congelarlo. Insomma, era solo questo. Sì. Vuoi sentire, vuoi dare la parola all'altro tuo collega prima e poi eventualmente a Cesare se vuole rispondere, oppure poi a... No, può anche rispondere e dopo mai io intervengo su una cosa che è una nota, diciamo così, del momento attuale, delle difficoltà anche che investono. Sì. Grazie. Allora, vediamo se Cesare ha piacere di rispondere come devo dire, di interloquire, ecco, diciamo, no? di dire qualcosa su questa interessantissima suggestione, come vogliamo chiamarla, insomma, noi, ecco, invito a... Sì, certo. Se posso parlare? Posso parlare? Prego, prego. Sì, allora, sì. Sì, sono... ecco, sono d'accordo con l'intervento della professoressa Alessandra Billotta e del professor Marco Rinaldi. Porfidia, scusa. Porfidia. Come? Porfidia. Sì. Allora, no, tranquillo. Sì, adesso un po' non conosco il nome. Prendo l'osservazione, è stata fatta, certo, che il tipo di esposizione
alla quale io sono stato costretto, dato il tipo di testo, non poteva non apparire complessa. Infatti la complessità è al quadrato, direi, perché si è trattato da parte di Pulli di mettere appunto in congiunzione, in rapporto, pensatori di natura completamente diversa, di discipline completamente diverse, anzi che tendono, come dire, ad espandersi ciascuno nella loro autonomia e non a convergere. Ebbene, il merito di Pulli è averle fatto convergere. E si può parlare appunto di una sequenza di autori, che adesso magari cercherò di ripetere in elenco per darne una definizione di base, se, addirittura elementare. E, infatti, giusta l'osservazione intorno al problema della complessità, dalla quale non si può prescindere. E infatti siamo in una fase di interrogativa. Nessuna definizione ben precisa del finito o dell'infinito, del conscio o dell'inconscio, ha come dei limiti ben determinati. Tuttavia questa complessità non è altro che il risultato finale di elaborazioni che partono dal quotidiano, da ciascuno. È fatto più semplice di questo mondo, il fatto di essere al mondo, di essere nella temporalità. La spiegazione empirica di qualunque fatto empirico non è altro che una rimemorazione e una considerazione. Questo vale appunto per la proverbiale donnetta con il rosario in mano, analfabeta, al grande filosofo. E a Proust, appunto, come è stato nominato, che esamina... ripassa il proprio quotidiano, il proprio vissuto e lo fissa, lo considera. E nel fissarlo, nel considerarlo, lo ripete, lo moltiplica, lo fa passare attraverso l'elaborazione interiore dalla temporalità alla atemporalità, alla possibilità di rivisitarlo, di continuarlo e di farlo permanere nella memoria. E infatti giusti i due nomi, Proust e Bergson. E infatti questa è la loro via. Ma questa naturalità di ciascuno di noi, intelligente o non intelligente, dotto o non dotto, informato o non informato, costituisce la problematica del proprio rapporto col tempo, del rapporto dell'empirico, del transeunte, con ciò che comunque permane, perché è una questione della memoria. Questa strana cosa, la memoria, questa cosa meravigliosa che si deposita nel conscio e si deposita nell'inconscio, che magari la trasforma. Da questo momento, mettendoli insieme, e non si può non metterli insieme, perché la vita li mette insieme, tutto quanto diventa complesso. È a questo punto che intervengono i sapienti. Parmenide risolve tempo ed eternità attraverso la dicitura dell'essere come essere come essere in sé, ed è, come dire, la via filosofica, è la via teoretica. È la via della speculazione pura, del pensiero puro. Qui anche Sant'Anselmo, nella sua prova dell'esistenza di Dio, non fa altro che fare un'operazione di questo genere, esclusivamente teoretico, mentale, spirituale. C'è una via diversa che è Giordano Bruno,
che viene a scoprire. Perché il problema, una volta postisi di fronte al problema temporalità o intemporalità, non resta che dare una spiegazione concependo la dimensione dell'infinito. Ecco. Allora, il pensiero parmenideo non contiene soltanto il finito, contiene l'infinito. Contiene tutto quanto l'essere, sia come finito, sia come infinito, al tempo stesso, senza contraddizioni, mentre sappiamo che razionalmente la contraddizione ci sarebbe, anzi l'annullamento o dell'uno o dell'altro. Giordano Bruno, nel suo secolo, individua questo per via cosmologica, passando quindi nella cosmologia dell'infinito universo e mondi, c'è dietro, appunto, c'è Copernico, c'è Galileo, siamo passati dal ragionamento metafisico al ragionamento fisico. E questo è un salto fondamentale che appunto anche poi come compare in Bergson, come compare in Proust, ma Proust appunto è come dire uno scrittore che empiricamente realizza il pensiero bergsoniano del passaggio dal tempo come dire, all'eternità. Beh, questo avviene per via, ecco, la definizione giusta è per via spirituale, questa entità che i filosofi di prima, come dire, di Bergson e dopo Bergson non accetterebbero perché, come dire, termine non ben precisabile dal punto di vista ontologico. Finché appunto arriviamo invece e abbiamo la soluzione heideggeriana. Anche in Heidegger abbiamo il problema della temporalità e il problema dell'eternità. Per via, ecco, in questo caso, per via di pura esistenzialità. E questa è la via dell'esistenzialità che non a caso coincide con la psicanalisi, che anch'essa medita delle le condizioni dell'umano sia nel tempo che fuori dal tempo, nelle condizioni appunto della esistenzialità, vista però in termini teoretici e filosofici, non più in termini spiritualistici come può apparire in Bergson. Non che Bergson sia irrazionale, tutt'altro, ma sta di fatto che c'è un oiato, un distacco tra la concezione bergsoniana e la concezione heideggeriana. Heidegger però coglie un altro aspetto fondamentale che ha a che fare con il tempo della contemporaneità. Il tempo della contemporaneità è determinato dalla tecnica. E il problema della tecnica costituisce la comparsa di un altro tipo di coscienzialità che scavalca la coscienzialità dell'umano e lo determina attraverso la tecnica e destituisce l'umanità dalla sua autonomia e se vogliamo dire dalla sua autorità. Lo destituisce. Questa destituzione dell'uomo da parte della tecnica, se sia pure creata dall'uomo, diventa la questione centrale di Severino. Severino di colpo fuoriesce da tutte quante queste elaborazioni complesse, giustamente complesse, taglia la testa alle cose, torna a Parmenide, al pensiero puro, al soggetto pensante come un dio onnipotente, perché coincide nel momento in cui l'uomo pensa l'essere in termini parmenidei, è l'essere che parla dell'essere, quindi una grande certezza. E che cosa vede come nemico il pensiero severiniano? La tecnica, questa usurpazione, questa sostituzione della razio umana
alla ratio delle cose, delle cose stesse. Portatrici, dice Heidegger, del nulla. Ed ecco che il per Severino il ritorno all'essere parmenideo significa essere contro il nulla e contro la tecnica. E, in fondo, quello che io ho detto si orienta, cioè gira intorno a questo ciclo che mi sembra un ciclo, come dire, sia pure semplificato, ma sufficientemente leggibile della questione in atto. Grazie. Grazie veramente. Noi dal punto di vista appunto del lavoro creativo abbiamo questa problematica oggi anche nella didattica, anche nelle relazioni, perché tra l'altro anche adesso ci stiamo incontrando virtualmente e questa, diciamo, difficoltà a fare centro in noi stessi, nelle nostre risorse primarie, che appunto sono la nostra immaginazione, la nostra memoria, la nostra relazione concreta con il mondo reale, le cose, la materia, energia, è molto complesso e sta portando appunto a una difficoltà ulteriore, perché già la complessità di cui parlavamo è molto forte e oggi questa complessità sembra averci investito ulteriormente con questa duplicazione continua delle possibilità e queste eccedenze che non ci consentono realmente di comprendere quel cono di luce che invece appunto è mosso dalla vita, dal desiderio, dalla nostra sensibilità appunto di spirito e di sentire e anche di emozioni, che ovviamente vanno continuamente ripescate e protette. Oggi siamo in una difficoltà, quindi appunto questo volevo dire, anche di dialogo ulteriore, perché questa poesia, come diceva molto bene prima, che interpreta il nostro conscio e inconscio, questa dualità e questa dà possibilità continuamente di stimolare le occasioni di relazione con il mondo, col tempo, con gli altri. E invece c'è un inciampo che appunto è provocato un po' da questo doppia corrente dell'analogico e del virtuale, e che ovviamente fa un po' perdere di vista anche chi siamo. Ecco, io volevo magari intorno a questa cosa chiedere se poteva ulteriormente aggiungere delle parole così sagge e piene di conoscenza che mi sembra appunto già siano state dette tante cose, però ecco, volevo sentire una sua nota riguardo a questa problematica. Sì, io farei anzi un'aggiunta in più a quello che lei ha detto. Lei adesso ha accennato per esempio all'analogico e il digitale, o analogico virtuale che possa essere detto, reale appunto o virtuale. Questioni, queste lei ha accennato, questioni che rendono particolarmente difficile la questione della comunicazione, molto molto prima che addirittura intervenisse Peirce, intervenissero i semiologi
intervenissero i linguisti da Saussure in poi a chiarire, a Jacobson a chiarire perfettamente quelli che sono i meccanismi della comunicazione. Tant'è vero che sulla base di questi autori e di questi pensatori, le macchine pensanti che vengono via via costruite fino a costituire l'intelligenza artificiale autonoma è proprio di questi tipi di chiarificazioni, teorie che se ne avvalgono. Se ne avvalgono per allontanare sempre di più un sistema di produzione di pensiero, quello del pensiero dell'intelligenza artificiale, dall'uomo vivente che opera attraverso se stesso e il pensiero naturale. Questa divisione sta sempre di più crescendo e sta ponendo una distanza che probabilmente potrebbe diventare assolutamente incolmabile, a meno che, come l'uomo naturale, come noi lo conosciamo, non riesca ad identificarsi direttamente con il pensiero macchina. Ma all'interno di questa contrapposizione che viene data da sé, resta il fatto che sia che come dire, il pensiero umano continui a parlare a mani nude, soltanto con il pensiero, con l'esperienza nei confronti della realtà che ha di fronte, sia che debba mettersi in relazione con il sistema di pensiero e di produzione dovuto al mondo macchina, al mondo intelligenza artificiale, che ha una caratteristica fondamentale. Io ero presente una volta, ho presentato tra altri Lyotard, Jean-François Lyotard, all'Accademia di Belle Arti, mi ricordo, al Museo di Valle Giulia, sulla condizione del postmoderno. E mi ha illuminato su due cose fondamentali. In che cosa consiste esattamente il postmoderno? Il postmoderno consiste essenzialmente, prima di tutto, in questo fatto sul piano dell'hardware. Ecco. La comparsa, la produzione, mentre nella condizione moderna, in fondo noi abbiamo l'uomo che produce le macchine, che adopera strumentalmente per produrre le macchine. Nella condizione postmoderna noi abbiamo la macchina che produce la macchina e quindi diventa, come dire, autonoma. Lo produce secondo un altro sentire e secondo un altro essere. L'uomo è nel mezzo. L'uomo è nel mezzo e deve cavarsela con entrambi. In entrambi qual è il pericolo? O si diventa iper intelligenti e iper liberati, se vogliamo, liberati dall'angoscia, potenziati, oppure si viene non soltanto o non tanto sostituiti, ma si rischia di incorrere nella condizione che appunto i linguisti chiamerebbero, o i fisici, in questo caso andrebbero d'accordo, dell'entropia del linguaggio e dell'entropia della vita. Allora qui si pone una condizione di sapere qual è, come dire, il punto sintesi, il punto di mediazione, il ponte virtuale. Ecco, che collega tra questi due mondi che si separano. Ma abbiamo visto anche tutta la storia del genere umano, della filosofia, del pensiero, che i punti da tenere uniti, da costruire, sono molteplici e si intersecano.
Allora questa intersecazione dei discorsi e delle teorie che finora non sono mai in qualche maniera coincidenti. Quando compare una sul piano della modernità, sostituisce l'altra. Quando compare un'altra, sostituisce un'altra. Però eredita una parte dell'altra. E da questo momento costringe noi ad essere degli enciclopedisti che non ce la fanno, hanno il fiato grosso per tenere come bisognerebbe essere dei grandi scacchisti del pensiero per essere umanamente capaci di muoverci in termini unitari rispetto a queste differenziazioni, perché questa è la caratteristica fondamentale degli specialismi dei pensieri scientifici e dei pensieri filosofici, no? Che tendono, come dire, possono, hanno l'ambizione di muoversi per conto loro, cioè di diventare autonomi e di assorbire tutte quante le altre discipline. Faccio l'esempio, per esempio, a contrario, magari in termini può essere polemici o impropri, ma come esempio può andar bene. C'è una scienza che, come dire, dal punto di vista politico generale, del discorso, va per la maggiore, la sociologia. Ebbene, la sociologia non ha fondamento scientifico. La sociologia è una parascienza che lavora tramite scienze che le sono tutte quante superiori. La matematica, la statistica, la psicologia, l'economia, la strategia, la geografia, la storia, la chimica, la fisica, quello che si vuole. Però che cosa succede? I problemi che la sociologia in qualche maniera pretende di poter risolvere o comprendere dipendono tutte quante dalle soluzioni che le altre discipline specifiche risolvono di per sé. E quindi poi la sociologia come tale non funziona come sintesi. Più che sintesi è un sincretismo. Allora nel sincretismo si annoda quel punto estremamente difficile di cui dicevo prima, la possibilità della caduta nell'entropia, cioè nella Babele dei discorsi. Altro pericolo che abbiamo naturalmente di fronte. Allora ben venga ogni tanto, ecco, un pensiero come quello di Severino, con il quale io personalmente non posso coincidere, ma questa è un'altra questione, tant'è vero che la mia lettura, la mia interpretazione, che insomma è fenomenologica, come è husserliana, come ho dimostrato analizzando una pagina di Pulli. Ma a questo punto, dichiarare la sospensione del giudizio. Allora, siamo di nuovo, cioè, riportati alla casella di partenza cartesiana. Sospendiamo il giudizio e ricominciamo da capo. Da quale parte? Questo è il problema dell'epoca, non è che sia il problema direi meglio, non è il problema di ciascuno di noi, certo che è il problema di ciascuno di noi, ma è il problema dell'epoca. È il problema dell'epoca in termini collettivi, in termini storici. Allora qui siamo di fronte ad una drammaturgia che non è soltanto quella esistenzialistica, che concerne strettamente l'individuo, ma concerne la storia. Il punto storico è in qualche maniera fondamentale. E attraverso il punto storico la necessità della sintesi di tutte quante queste problematiche di divaricazione. E non occorre che aggiunga altro, perché... Grazie tantissimo. Io...
artisticamente noi cerchiamo appunto di ritornare a una semplificazione e a quel punto cioè un'apparente semplificazione, ma a un ritorno di coniugazione tra il tempo interiore e il tempo del mondo, a mantenere la vitalità del desiderio e il sentire come diciamo punto centrale per poter attivare, diciamo, e conoscere questa nostra creatività, perché altrimenti appunto questo che lei ha giustamente detto, questa storia che è molto incombente e anche molto che porta a questa ansia del nulla alla fine. Sì, vorrei fare aggiungere magari un'altra cosa a proposito, perché cita giustamente il problema dell'artista, ma noi intanto artisti, come ho detto, procediamo già con questa necessità della semplificazione, anzi con la necessità di dire, di risolvere in questa semplificazione un discorso naturalmente del tutto. Qui infatti però è un'operazione comunque tecnicamente evoluta ed intellettualmente evoluta, anzi intellettualmente problematica. C'è una pagina in Pulli, in cui c'è una pagina formidabile che non ho citato, oltre a quella che riguarda Sverato dei Leopardi, la pagina che riguarda il libro, cioè che riguarda l'albero, c'è a un certo punto la descrizione dell'albero, e beh, è una descrizione formidabile di un oggetto d'essere. E la maniera con la quale come dire, la descrizione di Pulli è stata condotta mi ha fatto subito pensare a Kandinsky e anche a Mondrian, che sono degli specialisti proprio dell'albero. E ho pensato, ma è una pagina stupenda, perché diventa una pagina sul, come dire, sull'essenza dell'essere. Ed è vero, Kandinsky nella trasformazione della forma dell'albero da albero naturalistico a albero che attraverso le tecniche espressive, evolutive della pittura fa in diverse sezioni progressivamente fino ad ottenere una forma che non è più originariamente l'albero riconoscibile, ma è il passaggio dall'arte naturalistica all'arte astratta, che è un passaggio dal fisico al mentale. È vero che è una ricerca di una sintesi, ma anche di un'apertura dopo la quale la sintesi non può essere più fissa, può essere più ferma, ma diventa problematica, diventa aperta, e diventando aperta diventa più drammatica, diventa più drammatica. Alla fine si ottiene, sì, quello che lei dice giustamente, la semplicità, l'unitarietà, l'unità, che è la consolazione che l'arte ci dà, perché in un'immagine sola ci dà un tutto sul quale possiamo star lì a meditare. Prendiamo la tempesta di Giorgione, possiamo starci dentro giorni, anni. È come nel fronte è quello che ha fatto Proust per quanto riguarda una determinata esperienza. E questa è tale che la si può circolarmente sempre ripetere all'indefinito, fino a diventare la vera esperienza che noi viviamo. E questo è naturalmente il miracolo tipico dell'arte, e lo si vede soprattutto nelle arti figurative, perché c'è la cornice, c'è il quadro, c'è la limitazione e c'è, come dire, la sintesi. A quel momento, appunto,
è il computer di internet di quella volta e di sempre, sul quale otteniamo certamente in un determinato momento questa semplificazione. Ma dietro questa semplificazione ci appaghiamo immediatamente, perché la percepiamo come un tutto unitario. Anzi, esteticamente piacevoli, ci dà la felicità, ci dà il piacere. Bene. Ci soffermiamo, ci mettiamo su questa gondola del piacere e cerchiamo di navigare questa gondola, avviandosi nella laguna del piacere, dell'arte e dell'immagine. Alla fine diventa motoscafo e diventa vascello che può essere investito dalla tempesta. Di nuovo, quello che dicevo prima, la comparsa all'orizzonte dell'entropia. Grazie. Bello, grazie. Grazie. Posso citare un aneddoto, no? Mi è venuto in mente prima parlando delle due categorie di analogico e digitale, e a questo punto lo ripeterei anche al linguaggio, l'uso del linguaggio, e forse si potrebbe intravedere proprio un nulla del linguaggio attualmente. Questa entropia io la vedo anche sul piano linguistico, della comunicazione che sta diventando estremamente vuota e fatta di stereotipi e di formule vuote. Ma cito questo aneddoto: noi siamo come Accademia in un progetto europeo in partnership con altre tre istituzioni accademiche europee, e siamo costretti a questi meeting online settimanalmente. E la scorsa settimana, partecipando ad uno di questi meeting con l'Accademia, dove si è trovato, c'è l'Accademia di Dresda, si stanno occupando di un progetto espositivo per gli studenti, e hanno usato una formula che a me ha fatto accapponare la pelle. Ho provato a obiettare, ma non c'è stata proprio comprensione. Le mostre in presenza, cioè quelle fisiche, le chiamano analogiche, per contrapporre a quelle virtuali che si fanno online. Allora, sono due categorie diverse, perché l'analogico e il digitale sono entrambi due metodi di riproduzione. Non è la realtà, perché la foto analogica ritrae un oggetto che sta nella realtà, così come fa la foto digitale, con modalità differenti. Il vinile riproduceva analogicamente il suono nella stanza, nello studio di incisione, e ora si fa digitalmente. Ma insomma, sono due, io non lo so, questo me, però pare che soltanto io ho provato questa percezione di brivido. So cosa pensate. È il sovrano senso originale di cui parla Perniola, credo si possa dire, no? Certo. Sono i simulacri di cui parla, credo si possa dire, no? Cesare, o no? Mi sbaglio. Sì, certo, è giusto, è proprio quello che dicevo, è il trovarsi nella sensazione di trovarsi nella pre-entropia, appunto. Analogico e digitale, cioè siamo evidentemente è l'essere tra coloro che sono sospesi. Questa è la condizione che nasce. Ma appunto, mano a mano che i linguaggi in cui si perfezionano, diventano più complessi, diventano appunto diventano più autonomi, allora lascia per le strade, per la strada con il suo fagotto da poveraccio, il linguaggio cosiddetto comune. Ma non è altro che il linguaggio comune che finisce con il frantumare se stesso. Allora, certo, la nostra domanda è questa: dov'è il punto di verità in questa frammentazione? Evidentemente che non può essere in nessuno, nel loro insieme. Ma il loro insieme non ha un centro. Il loro insieme, non avendo un centro, non ha un'entità. Non avendo un'entità, non ha una verità, che è quello che in realtà diceva lei. Quindi, allora, non c'è una credibilità, non abbiamo il cosiddetto punto d'appoggio con il quale
sollevare il mondo se avessimo una leva per... quindi proprio da qualunque parte noi ci voltiamo, siamo di fronte, come dire, alla stessa incertezza. Certo, abbiamo un sistema di difesa, quello di cercare di essere, come dire, ci si mette su una rigidità argomentativa, si parte come in antico da un punto di partenza, lo si sviluppa come teorema, si rimane coerenti al teorema e si cerca di arrivare a una conclusione interna al ragionamento stesso, essendo consapevoli che abbiamo tralasciato tutto ciò che non può entrare nel sistema. Cioè, oggi noi ci troviamo, ciascuno di noi, a costruirci un proprio mondo, un proprio sistema nel quale tutto torna per noi, ma non torna più nel rapporto con chi pratica un altro sistema. E qui si pone non un problema di sola incomunicabilità, come si può dire, ma un problema di estraneità. Allora, questo è quello che i filosofi del contemporaneo, dell'attualità, dicono, appunto, il problema del destino dell'uomo. Il destino dell'uomo è quello di finire come uomo, cioè come c'è una dilatazione, l'espansione dell'universo, che i pianeti si allontanano gli uni dagli altri, gli individui tendono ad allontanarsi gli uni dagli altri. Ciascuno, una frase, cito in qualche maniera Rabelais, ciascuno verso la propria ciascuneria. Ed è l'unico bene. Ciascuno verso la propria ciascuneria. Ciascuno verso la propria ciascuneria. È un bellissimo neologismo, ciascuneria. Ecco. Ottimo. Comincia l'inizio dell'entropia, insomma. Siamo. Gabriele, ti cedo la parola se vogliamo, allora, concludiamo, non lo so, ovviamente se qualcun altro vuole intervenire o altrimenti puoi intervenire tu, Gabriele. Sì, ma interverrei non per concludere assolutamente, non sarei in grado di concludere una cosa del genere, solo per ringraziare, insomma, e salutare. Però, diciamo, se c'è qualcuno che vuole intervenire, vedi tu, altrimenti puoi dare la parola a me. Sì. Ecco, sì, propongo appunto a chi è presente volevo dire che c'è lo spazio appunto per parlare. Sì. Per intervenire. Altrimenti io, così scherzosamente, così affettuosamente, ecco, mi rivolgerei proprio ai tuoi allievi, ai vostri allievi che appunto non abbiamo sentito, no? E per dire che, insomma, un merito importante in questo libro c'era proprio la vostra professoressa, cioè Marilena Sutera, perché in effetti io ci tenevo ad avere sul mio libro una sua immagine. E ci tenevo per tanti motivi, perché in effetti ricordavo veramente con nostalgia, diciamo, no? Nel breve periodo in cui abbiamo insegnato insieme in una stessa accademia, no? Che era quella di Frosinone per alcuni anni, eravamo molto, molto giovani all'epoca. E chiaramente, ecco, le frustrazioni, le angosce non mancano mai nella vita delle persone. Insomma, in poche parole, quell'aula di l'aula era di incisione, no? Incisione, sì. E in particolare poi c'era un divano a un certo punto in questa, sì. Era proprio un luogo dove si andava a cercare consolazione, diciamo, no? E quindi all'epoca in quest'aula lavoravano Marilena Sutera e
Paolo Laudisa, no? Sì. E ecco, c'era un bellissimo clima, insomma, quell'aula. E allora praticamente il ricordo di questo, quasi per recuperare, non ci vuole, visto che stiamo parlando del tempo, no? Quasi per recuperare quel pezzo della mia vita che poi era tra quelli che hanno meno rapporto col presente, in fondo, no? Questi anni che appunto in cui ero assistente e lì, precarissimo, diciamo. E quindi però ecco, ricordo appunto nelle tante frustrazioni dell'epoca, appunto quest'aula, questo divano, queste persone dolcissime entrambe, no? Sia Marilena che Paolo Laudisa, no? E all'epoca erano professore e assistente, no? Ecco, allora praticamente volevo una sua immagine, perché mi ricordavo le sue opere, poi qualcuno l'avevo vista poi anche su internet, e non sapevo come trovarla. Ecco, a un certo punto finalmente avevo trovato questo, ho pensato, ma chi, non sapevo nemmeno che stesse a Roma. Insomma, cercando un po', ho trovato un indirizzo, qualche indirizzario, forse proprio questo dell'Accademia di Roma, e così poi ho ripreso contatto, è venuta fuori questa immagine, che a me piace molto, è piaciuta molto anche a tutti quelli, insomma, che, di cui io sappia, no? Ti offro quel che la terra offre. E quindi, tra l'altro, io all'epoca avevo pubblicato da poco un altro libro, che era proprio quello di cui si è accennato in qualche modo, no? Quello su sintetizzava proprio Severino e Matte Blanco, no? Con questo nesso che così bene, diciamo, di cui così altamente ha parlato Cesare Milanese. Per cui, sai, come devo dire, quello era un libro impegnativo, chissà quanto tempo se l'avevo passato per un altro libro. Insomma, praticamente ci ho messo un po' di impegni in più proprio perché volevo una volta, diciamo, promesso, tra virgolette, no? Una volta trovato l'accordo con Marilena di mettere una sua immagine, volevo anche farlo rapidamente. E poi volevo anche non fare fare brutta figura, quindi volevo che il libro fosse bello, insomma. Ma... E quindi questo come racconto per i tuoi piedi. Oddio, adesso no. Avranno motivi per condividere questo mio stato d'animo nei tuoi confronti, insomma. E poi se appunto vuoi chiudere la giornata, grazie veramente tantissimo, ripeto, a Cesare, sicurissima gente a Cesare, a tutti gli altri, i due docenti sono intervenuti, a te naturalmente, e niente, molte cose dette sono da studiare, non le mie, sicuramente non le mie, tutte le altre sono veramente da studiare più che da sentire, quindi... È molto positivo che ci sia questa registrazione, spero poi di poterci accedere anch'io. E solo che non... Ecco, magari se tu la fai vedere questa immagine che... Sì, sto aggiungendo! Per i pochi, diciamo, che non conoscessero questo libro, diciamo ironicamente, i pochi. Anche se poi questo libro, insomma, ha circolato abbastanza, quindi... Però, insomma, per quelli che non la conoscessero già, un bel modo di concludere, no? Ti ripeto, soprattutto ricordando quella bellissima atmosfera che c'era in quell'aula di... Ok, sto cercando di applicare nello sfondo. Allora, un attimo, che io non sono riuscita a farlo prima. Quindi per rendere omaggio anche a te, che poi sei quella che ha voluto tutto questo. Sì, no? Ma non mi, in questo momento non mi sta venendo. Aggiungi nuova. Ecco, perché non avevo... ragazzi, non riesco. Hai messo condividi? Marilena, puoi anche, se non vuoi metterla come sfondo, puoi condividerla se preferisci, eh? Facendo condividi schermo, stavo vedendo per lo sfondo che non l'avevo fatto. Puoi fare così, condividi contenuto, così lo vediamo tutti quanti. Ok. Oppure anche se la mette sullo schermo come immagine aperta, fa condivide schermo, fa prima senza mettere altre cose. Sì, infatti ora faccio condivido. Condivido immagine. Allora. Sono in condivisione? Sì. Ok. Allora adesso vado con l'immagine. Scusate.
Eccola. Eccola, la metto a tutto campo. Lo vedete? Sì, sì, certamente, certamente. Sì. E come diceva, è un po' anche queste sono immagini che non so da dove vengano e dove vanno. E dove vanno, esatto. Poi le parole arrivano sempre dopo, ma prima arrivano le immagini e mi piace oggi un po' che l'immagine prenda un po' il sopravvento sulla parola, ecco questa idea. Ma è una tecnica mista sul legno e è un po' un assemblaggio di pezzi di incisione, di calcografie, che vanno a costituire questa forma, questa archetipica su la quale lavoro molto. E quindi c'è un po' di pittura d'olio, cioè una tecnica mista in generale. Tempera, ma anche colla, gesso e non so questo tavolo per quanto tempo durerà, a che ora stia succedendo questa cosa, in che momento del giorno, quanto dura, come sono, quale sarà il momento precedente, quale sarà il momento successivo del momento in cui del momento che è stato rappresentato e quindi il mondo conscio lavora però poi ha bisogno appunto delle parole e probabilmente questa persona sta offrendo qualcosa che viene da questa terra, ma le parole sono venute dopo. Eccola. L'immagine esiste da sola. Sono venute per traghettare l'immagine, per l'appunto, no? Per traghettarla, no? Sì. Sì. Ecco. Gabriele, io direi a questo punto... Sì. Diciamo che... tolgo la condivisione e ci salutiamo, se bene. Forse, ecco, tolgo la condivisione. Ho tolta? Sì, 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 però non ti si vede neanche... Ah, ecco, ecco. Ancora ecco. Non si vede, però, sì, non si vede niente. Ecco, adesso ti si vede. Eccomi. Sì, io appunto ho salutato e lo faccio ancora e ringraziato soprattutto tutti. E l'ultima parola di saluto ovviamente spetta a te, no? Io volevo anche ringraziare gli studenti e i colleghi che hanno partecipato a questo incontro e ovviamente ringrazio te Gabriele e il professor Milanese, a cui lascio l'ultimo saluto a questo punto. Professore. Altrettanto. E la ringrazio a nome di tutti gli studenti che hanno partecipato e spero che ci sia occasione di continuare. Sarebbe bello, però questo non lo posso dire io, insomma, però diciamo non dovrebbe, cioè, sarebbe bello magari una volta si tornasse. Scusa. Ti interrompo, scusa, ma Gabriele, scusa, volevo ringraziare anche la professoressa Patrizia Bisogni, che scusa Patrizia, che ha seguito ed è stata con noi anche questa mattina. Ciao Patrizia. Grazie, grazie a voi, grazie a tutti, veramente interessante. No, volevo dire brevissimamente, sarebbe bello magari tornando a un tempi migliori, insomma, vedersi poi in presenza, no? Ma non per parlare ancora di questo libro, intendo dire. Vedersi in presenza, così, insomma, sarebbe bello. No? Va bene, dai. Ne saremo felici, veramente. Grazie. Va bene. E a voi.
Vi ringrazio anch'io, grazie a tutti. Ma soprattutto Alessandra, ecco, è comparsa anche Alessandra, scusa, ma nel caos. Grazie ad Alessandra, assolutamente. Alessandra Porfiglia, Alessandra Bilotta, che ha partecipato a questo, cioè è stata fondamentale Alessandra per insomma, Alessandra è un grosso sostegno, sia fisico ma anche morale. E quindi posso pensare che questa vostra aula di lezioni sia un po' come quella di Frosinone, insomma, come un luogo anche di sostegno. Diciamo che è verso mezzogiorno, quando è un po' il momento della pausa, il momento della tisana e dei biscotti, adesso che siamo nei momenti di pausa, intendiamo. E quindi sì. Ma non c'è il divano, forse. Lì c'era il divano, stavolta c'è la tisana con i biscotti. Esatto. Allora, grazie a tutti, io vi ringrazio veramente, soprattutto al professor Milanese, che è stato veramente molto anche cortese, gentile ad accettare tutte le mie dinamiche di aiuto. La ringrazio tantissimo, è stato veramente molto paziente, e grazie a tutti quanti, io vi saluto. Ok ragazzi, grazie anche a voi, e noi con gli studenti del corso ci sentiamo sul team, e qualsiasi cosa scrivetemi le vostre impressioni, mi fa piacere. E poi riprendiamo normalmente le lezioni in presenza dalla settimana prossima, ecco, con i gruppi del mercoledì e del giovedì. Ok. Bene. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie Alessandra, grazie Marco e Patrizia. Grazie veramente di questa conversazione. Grazie a voi. Arrivederci. A presto. Arrivederci. Grazie Cesare, ciao Gabriele, ci sentiamo. Ciao. Grazie, arrivederci. Ciao. Ciao, grazie.